generale il pensiero del medioevo si è costruito attraverso il confronto e l'incontro di persone di più nazionalità, di più lingue e anche di diverse religioni. E proprio in un periodo come il nostro, prendere come esempio una cultura che è nata proprio attraverso le traduzioni e le migrazioni di persone e di studiosi in particolare, è certamente un esempio importante. Ah, sicuramente si tratta di autori, a dire il vero, poco studiati, che ecco, ci hanno lasciato una tradizione di incalcolabile valore che meritano di essere approfonditi. Ma credo che condividano soprattutto l'idea di una ricerca seria, no? Rigorosa, fatta con molta attenzione proprio sulle tematiche che riguardano i grandi temi della vita, l'anima, la costituzione dell'universo, lo stesso Dio, quindi anche le grandi domande teologiche affrontate con rigore, con serietà. Io direi che in linea di massima bisogna, come dire, diffidare dell'idea della novità assoluta, e che credo che tutto quello che si fa oggi, bene o male, è comunque il risultato anche del pensiero medievale via la filosofia moderna, ma diciamo che c'è un background medievale presente un po' dappertutto.